fraterno e caloroso, anche se fa un pochino di freddo fuori, ma dentro fa un pochino di caldo, a Don Armando Núñez, il rettore del Pontificio Collegio Urbano. È venuto veramente, ha dovuto sacrificare altre cose per essere con noi questa mattina, perché vuole anche godere di questa celebrazione, di questa settimana culturale, che anche lui lavora in, diciamo, con tante nazioni, con tanti paesi, sicuramente anche con i con fratelli più piccoli lì nel Collegio Urbano. Allora questa vicinanza ci aiuta a portare avanti questa opera missionaria, questo lavoro per camminare insieme, per costruire e portare avanti l'evangelizzazione, costruire chiesa insieme e camminare insieme. Veramente, Don Armando, grazie per essere con noi, e speriamo che veramente questa mattina sia un accendere questa luce che possa illuminare anche tutta la grande famiglia di Propaganda Fide, anche i nostri paesi rappresentati in questa mostra che oggi, questa mattina, vogliamo benedire. E a voi tutti grazie per il vostro impegno, la vostra partecipazione attiva in preparare questa bellissima mostra. Grazie veramente di cuore e buona celebrazione. Allora, prima di iniziare questo rito abbiamo una procedura, una breve preghiera all'inizio, poi c'è il taglio di nastri, e dopo questo c'è una breve preghiera, dopo la preghiera c'è l'illuminazione della lampada, dopo celebrante accende lampada, un rappresentante di ogni paese viene, accende una candela e porta al posto dove c'è la sua mostra, poi rimane lì. Dopo questo rito abbiamo ancora una breve preghiera, dopo Padre Nostro, di nuovo celebrante fa un giro con benedizione, facendo la benedizione con l'acqua benedetta tutta la mostra. Dopo questo noi entriamo nella chiesa in processione. La camerata che fa il servizio rimane qui, entra con il celebrante principale e altri assistenti. Grazie. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Illuminati nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo questa settimana interculturale innalzando la nostra preghiera a Dio Padre, che ha sparso i semi del suo Verbo in tutte le nazioni, per cui nessun popolo è restato privato della luce e della grazia di Dio nel suo cammino storico. Tutte le nazioni, figlie predilette di Dio, sono ordinate nella loro particolarità culturale e religiosa a Cristo, Redentore di tutta l'umanità. Preghiamo. O Signore Dio nostro, tu non solo hai creato da uno solo tutte le nazioni, ma nella tua provvidenza con il tuo spirito hai ispirato e formato le culture e le aspirazioni religiose dei popoli. Ti preghiamo di aprire i nostri cuori a comprendere che tutti noi siamo tua stirpe
perché in te, unico Dio, tutti viviamo, ci muoviamo e siamo. Oggi questa comunità sacerdotale, ricca per la presenza e il contributo di tanti fratelli provenienti da tanti paesi e portatori di tante culture e sensibilità religiose, ti prega perché nella forza del tuo spirito non solo condanni ogni atteggiamento di discriminazione etnica, culturale, sociale, ma veda nelle diverse culture una ricchezza dei tuoi doni e della fantasia creatrice dell'ingegno umano. Fa che questa comunità sia sempre lieta di esaltare e celebrare la diversità nell'unità dello Spirito. Questo ti chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Verbo del Padre, la buona lucerna, il Signore che reca la luce, ha operato dovunque, portando luce e verità, illumina tutti gli uomini che vengono in questo mondo. Thank you.